fosse incomprese. Se guardo indietro, chiarisco le cose. I tempi sciocchi e i sogni infranti li ho lasciati rinchiusi, ma non so dove. Li sento scontrarsi col mio mestiere. Mando giù l'illusione. A stoffa e voce il cantautore foggiano Alessio Coppola, e non è solo nella nuova avventura, ci sono altri due talenti, Cristiano Russo, bassista di razza, e Giorgio Di Dio alla chitarra. Un anno fa attraversava la città con sé come sempre, oggi è il viso truccato da clown nel video del nuovo singolo In ogni istante, firmato dalla Wild Rat Film di Nicky Dell'Anno. Le visualizzazioni su YouTube a una settimana dal lancio sono già oltre 1300, il telefono squilla, intorno al progetto cresce l'interesse e a sentirli faranno strada. Cosa c'è in questo progetto? In questo progetto c'è assolutamente tanta voglia di fare musica, naturalmente, come base, teste diverse, idee diverse, ma comunque congiuntive. Ci troviamo tutti insieme a fare quello che ci piace di più. Siamo riusciti a mettere insieme i vari stili, i generi che ci hanno formato nel passato per arrivare a questo progetto. Cosa racconta questo singolo? Questo singolo parla essenzialmente della vita quotidiana, settimanale, mensile, eccetera. Cosa intendo dire? Sto dicendo che praticamente è facile cadere, noi non ce ne accorgiamo a volte, poi quando ce ne accorgiamo, insomma, ci rendiamo conto che il dolore esiste. Questa canzone è un inno alla speranza, praticamente. Tutti abbiamo dentro di noi la forza per reagire alle difficoltà, sta a noi decidere se farlo oppure no. Il video è ancora una volta un omaggio alla città. Esattamente, io sono molto appassionato per la mia città, amo Foggia, anche se insomma le difficoltà in questa città sono tante, lo sappiamo, no? C'è la parte che contrasta questa idea, c'è la parte invece che ama questa città, come insomma io penso di far parte di questa parte qui, sono molto appassionato per Foggia. Siamo partiti da un concetto di musica più antico, nel senso degli anni 90, dove i testi raccontavano qualcosa, dove ci si immedesimava, dove la musica raccontava, e quindi abbiamo preso la base contemporanea e abbiamo unito la parte degli anni 90 e è uscito questo nuovo progetto che è un pop rock melodico, possiamo definire. Siete a caccia di una casa discografica? Sì, decisamente sì, siamo a caccia di qualcuno che ci possa dare una mano e finora è tutto autoprodotto e siamo arrivati a un ottimo risultato. Contiamo, speriamo, nelle nuove case di indipendenti o qualsiasi cosa, insomma, qualcuno ci possa dare una mano. È difficile fare musica a Foggia? Difficilissimo, però si può fare, anzi ci sono molte cose che uniscono Foggia al circuito napoletano, la difficoltà di Foggia. Consideriamo la musica napoletana ci ha dato dei capolavori che rimarranno per sempre, quindi secondo me si può fare bene, ma soprattutto si può fare uniti, che è una cosa, un concetto diverso.